a Cerreto Sannita, ridente cittadina del Beneventano. Andiamo subito a visitare il centro di riabilitazione De Nicola. Che bella questa struttura, ma è soprattutto molto efficiente. Fondata nel 1980 dal dottor Libero Antonio De Nicola e disposta su ben 3 livelli, offre una vasta gamma di servizi nel settore della riabilitazione, con un servizio di assistenza sociale. È la mia vita, è il posto in cui sono depositate tutte quante le ore di lavoro che abbiamo fatto non solamente io ma anche mio padre, che ha iniziato questa attività, e mia sorella, che collabora con me in questa realtà. Le grosse passioni che noi abbiamo coltivato negli anni sono il calcio e poi la medicina e poi un po' i motori, perché questa è una zona dove anche quello si può fare bene. Come i calciatori non giocano perché devono fare delle terapie? Detto tra noi, sono un po' più noiosi o un po' più nervosi? No, sono un po' più nervosi, soprattutto quando ci tengono all'impegno, ci tengono al risultato finale, quindi nel caso nostro è così. Mentre siamo a casa sua, nella sua intimità familiare, abbiamo la fortuna di conoscere la signora Carla, sua moglie farmacista, bella donna e molto paziente, la figlia ed il figlio, e qui tocchiamo con mano l'unità della famiglia e la stessa passione civile sportiva del papà. Dottore, può fare un saluto al nostro conduttore di Globuli Azzurri, Samuele Ciambriello? Sì, io saluto e ringrazio per l'opportunità che mi ha dato di conoscere una giornalista così simpatica e bella come te, e poi per presentarmi in questo modo a tutti. Grazie. Grazie a lei, dottore, per l'accoglienza. Ringraziamo anche la sua famiglia per la disponibilità. Io la saluto e ci rivediamo alla prossima. Grazie. Lucio vuole parlare un po' anche della pallanuoto verso la fine. Adesso. Sì, sì, no, è bello. Lucio, dimmi. Ti farò dire di questa cosa l'acqua azzurra, lo vuoi dire subito? Non dillo perché ho visto la pubblicità. No, dillo tu. Che è successo? Io non so. Acqua azzurra. Acqua chiara ha battuto il Posillipo in un derby tra persone civili e grandi atleti. Questo. Di cui una questo parte Porzio, parte... eh? No, scusate, io non posso fare. Dica. Domani non registro, neanche lunedì, quindi posso parlare. No, questo dillo perché ho visto la pubblicità. Va bene, l'ha detto già, abbiamo una telefonata. Perché? Pronto? Pronti? Ecco. Siamo in diretta. Pronto, salve. Pronto, buonasera, sono Antonio Danova. Ciao Antonio. Facciamo dei complimenti per la trasmissione che vi sto seguendo. Grazie, grazie. Praticamente un saluto a tutto lo staff qui presente da voi, complimenti anche per le signorine che si presentano in modo eccellente. Grazie. Vorrei fare un saluto in particolare all'onorevole Pasquale Sommese. È la domanda, no? Un ottimo amico e che merita. Sì. La domanda. Sì, siete un complimento. Io chiedo che non sono. Cioè, che non sì, intervengo sì. Nel tema. Non mi aiuti mai. Però avevo quest'ansia di salutare l'onorevole Pasquale Sommese, il quale è un carissimo amico che merita qualunque affetto di questo che gli si può dare, tanto di generazione. Vuole fare una domanda, un'osservazione verso Catania? Lei a Catania sabato farebbe giocare tutti i titolari o un turnover, 2 o 3 sostituti? Tutti vogliono tutti questa cosa. Va bene, grazie, vi do questa notizia. Grazie a proposito a lei, grazie. A proposito Catania, è stato recuperato Potenza, ancora c'è qualcosa di un lavoro differenziato per questo Gomez, come vuoi tu, sembra l'ha presi con qualche problema familiare, no, chiedo scusa, con problemi a una caviglia, e secondo me questo Montella non ce la farà a recuperarlo. La regia c'ha la foto della moglie di Gomez. Ce l'abbiamo? Chi è? Sta qui. Ah, vedete? Beh. La vedete? Forse questa attrice ci potrà dare una mano, farci sapere come sta. Questa attrice, la moglie,
come si chiama questa ragazza? Io lo so, Wanda Nara, la moglie di Gomez. Vabbè, facciamo i complimenti a Wanda e a Gomez. E forse non gioca contro di noi. D'Urso, l'allenatore del Catania è Montella. Sì, un applauso. Gomez ci ha intossicato lo scorso campionato, che entrò in campo e fa il gioco. Voglio dire, sul pronostico... Secco, sul stanno ancora parlando di Wanda, sì. No, parlo della moglie di Wanda. L'applauso a Wanda, anche perché... Ci vedono in Sicilia, quindi se qualcuno chiama, qualche tifoso del Napoli, volentieri negli ultimi 6 o 7 minuti facciamo sentire. Voglio dire, ricordiamo che dopo Catania, dopo una settimana, abbiamo la Juventus, sono in casa, ci sono 6 punti in palio. Di questi 6 io mi accontento di 4, purché i 3 li facciamo a Napoli contro la Juventus. Catania va benissimo il pareggio. Con l'obbligo di battere la Juventus. La studente di sociologia che vuole fare sabato? Ma sicuramente vado a vedere la partita. Forza Napoli, insomma. No, sabato però a Catania. Vado fino a Catania, assolutamente. Va a Catania, mi scappo. Mamma mia, abbiamo un ultras qui in casa, A proposito di ultras, Maurizio, il vostro gruppo si chiama Ultra Amici. Ultra Amici. Che siete? Ultra Amici, vai. Sì, siete? È un gruppo che è nato spontaneamente, moderato, senza troppi eccessi, non diciamo. Non abusiamo di questo termine moderato. Moderato nel senso che ci sono delle persone che non escono fuori dalle righe, diciamo, quindi 1560 iscritti. Tutti spontaneamente si sono piano piano settore... in 3 mesi, che ma settore? Sono vari settori, siamo su Facebook praticamente, quindi e sono sparsi in tutta Italia, anche in Europa, abbiamo addirittura delle diciamo adesioni che vengono dalla Spagna, dalla Francia, quindi diciamo è una possibilità, una vetrina che ci dà l'opportunità di dire la nostra sulle partite, su tutto quello che riguarda il calcio e il Napoli, ovviamente. Grazie Maurizio, grazie. Antonella, sono arrivate tante mail, ce ne leggi qualcuna? Allora, c'è Francesca che in primis vuole fare dei complimenti ai Chiatton Animati che si sono esibiti prima con noi. Che sono andati via subito, così sembrano. Sono scappati. Perché sono ospiti in un ristorante, ho visto qui a Caserta il Giardino Rosso, chi li vuole sentire, vedere o aiutare nel mangiare vada in questo ristorante. E poi ci dice, bellissima trasmissione condotta da un tifoso doc, grande Samuele. Tifoso fazioso però, sono di parte, si può dire? Sì. Vai. Ancora c'è Mary, fanno complimenti a Mary per il vestito. Grazie. Ma di chi è questo vestito? Il vestito è dello stilista Fabrizio Crispino. Grazie Crispino. Grazie. Fabrizio. E ancora c'è Salvatore da Napoli che innanzitutto fa i complimenti per la trasmissione e ci dice ancora sempre ovunque Forza Napoli. Sì. Visto sempre, che sei sì. tu a parlare, vogliamo sì. sorteggiare un ultimo regalo per i presenti. Abbiamo questa bellissima ceramica, vediamo chi la vince. Chiaramente ceramica dove c'è stemma del Napoli, diciamo. Buon augurio. Pronti? Numero sì. uno. 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 Ruggero, il presidente Ruggero. Portiamo questo regalo, grazie ad Ruggero che è il presidente del club Napoli di Airola. Facciamo una pausa, Ruggero. Tutti i sanniti. E ringraziamo anche le nostre hostess, Alessia sì, e Cina. Sì. Noi prima di fare un ultimo giro abbiamo bisogno di mandare la pubblicità. Torniamo poi in studio per fare un ultimo giro. L'ultimo break di pubblicità se lo mandiamo, poi torniamo negli studi per l'ultimo giro dei nostri ospiti. Non è pronta la pubblicità? Si distraggono, è una telefonata? Non vedo, non sento. Sono preciso nella scaletta. Posso fare qualche 22, domanda 25. A Lucio? Ah, c'è la pubblicità, visto? C'è la pubblicità. La pubblicità, pochi minuti, poi ritorniamo noi per lo sprint finale, questa trasmissione. Questo battesimo di fuoco, questo battesimo, attenzione, di globuli...